saluto a tutti i curiosi. Oggi vi parlerò di un animale molto speciale. È il falco di Harris. Nel mondo della scienza viene conosciuto come Parabuteo unicillus. In Italia come la poiana di Harris. Una delle sue specialità è la capacità di formare un branco. Sì, è l'unico falco al mondo che crea piccoli gruppi familiari per catturare prede più grosse. Quindi è una forma di intelligenza e viene considerato il più socievole e uno dei più intelligenti falchi al mondo. Un'altra sua dote è il backstalking. Sì, se non trovano posto per appoggiarsi, si siederanno uno sopra l'altro in alto fino ai quattro uccelli, dove la femmina dominante rimarrà sempre in basso. Ora parliamo del suo habitat. I falchi di Harris vivono nelle pianure semiaperte del sud degli Stati Uniti dell'America, arrivando fino all'Argentina. Tenendo in conto questi ambienti caldi e aridi, la presenza dell'acqua è importantissima. Quindi li troveremo molto spesso nelle aree suburbane e urbane del Texas e dell'Arizona, dove si trovano sorgenti, bacini idrografici e le vasche per il bestiame. Parliamo delle sue caratteristiche fisiche. Il falco di Harris può pesare dai 700 ai 1200 grammi, la sua lunghezza varia dai 46 fino ai 76 cm e l'apertura alare dai 100 ai 120 cm. La femmina di Harris è di solito più grande del 40% circa del maschio. Il loro piumaggio è marrone scuro, le spalle e le cosce tendenzialmente al castano chiaro, una fascia bianca lungo la punta delle penne della coda, utilizzata soprattutto per controllare il volo e per la comunicazione del corpo durante la caccia. Le loro gambe sono lunghe, non piumate e di colore giallo, che consentono di appoggiarsi sulle piante pungenti come il cactus, senza danneggiare ovviamente il loro corpo. Si dice che il loro udito sia simile a quello di un essere umano, tuttavia la loro visione è di gran lunga superiore. Si dice che potessero leggere un titolo di giornale dalla parte opposta di un campo da calcio. La loro testa presenta una cresta ossea affilata sopra ogni occhio, chiamata cresta orbitale, che protegge i loro occhi dal sole durante il giorno. Ora siamo arrivati alla dieta e al suo comportamento. Spesso gli Harris, quando non cacciano in gruppo, cacciano prede di piccole dimensioni, come piccoli uccelli, lucertole e piccoli roditori. Quando si tratta di prede più grandi, come la lepre, l'intera famiglia si riunisce come i lupi in branco. Per questo hanno il soprannome di lupi del cielo. Avendo questa mentalità da branco durante la caccia, hanno una possibilità maggiore di successo. Teniamo in conto che c'è una rigida gerarchia all'interno del gruppo, con le femmine dominanti vista la loro maggiore dimensione. I giovani maschi in situazione di caccia stacca prima la preda dai gruppi. Quando questa è abbastanza esausta e stanca, viene catturata con più facilità. A questo punto le femmine entrano in scena e danno il colpo finale uccidendo la preda. Una volta che gli Harris cattura, un tipico comportamento entrerà in scena noto come mantling. Coprendo il cibo con le ali aperte, tipo mantello, e la coda distesa su di esso per proteggerlo dalla vista degli altri predatori. Le femmine, essendo dominanti, mangeranno per prime. Una volta strappato il primo pezzo, lasceranno mangiare anche i maschi. Le zampe, con affilati artigli, vengono utilizzate per catturare la preda e nella maggior parte dei casi servono per ucciderla per costrizione. Il falco di Harris, dopo il processo digestivo, espellerà dalla bocca una pellina di penne e ossa chiamata bora o cura, che sarebbero i prodotti di scarto dell'organismo che non viene digerito. Oltre a questo, questa bora serve anche per pulire il tratto digestivo dai detriti e batteri. Le vocalizzazioni del nostro rapace sono diverse a seconda che protegga il nido o richiama il cibo. Durante la caccia, le penne della coda si muovono con un particolare movimento vibratorio,
che sta ad indicare che il falco è in agguato, punto alla caccia, o si sta preparando a perlustrare curiosamente una zona. La banda bianca sotto la coda diventa un segnale per i compagni, indicando che il falco sta attaccando. Si pensa che questa struttura sociale è sviluppata per adattamento a una condizione di habitat e di poco cibo, e a causa delle difficili condizioni ambientali hanno portato il nostro rapace a un nuovo adattamento per la sopravvivenza, utilizzando la cooperazione. Ora parliamo della riproduzione. La struttura sociale dei falchi di Harris è molto complessa. Rispetto alla maggior parte dei rapaci, ovviamente, vivono in grandi gruppi familiari tra i 4 e i 12 individui, chiamati cast. Questo formerà gruppi di una femmina riproduttrice e 1-2 maschi per la riproduzione. La femmina depora da 2 a 4 uova, che lei e il maschio alimenteranno i pulcini. Quindi i nuovi giovani possono rimanere nell'unità familiare per un massimo di 3 anni, aiutando a crescere i giovani successivi. Il falco di Harris raggiunge la maturità sessuale all'età di circa un anno e può vivere fino, attenzione, ai 11 anni in natura o fino ai 25 anni in cattività, grazie alle cure dell'uomo. Ora parliamo anche delle minacce e conservazione. I predatori naturali del nostro rapace sono pochi, ma includono gufi, coyoti, lupi e grossi rapaci. La perdita di habitat è data anche dall'elettrocuzione accidentale. Appoggiandosi sui cavi elettrici fa sì che si diventa una delle principali cause di morte di questi animali, soprattutto in Arizona e Texas, purtroppo. Bene signori, grazie della vostra attenzione. Questa è stata una breve descrizione del nostro fantastico rapace. Vi ricordo di fare subscribe al nostro canale Falconeria Free Fly, così vi terremo aggiornati e meravigliati con le nostre prossime puntate. In uno dei nostri prossimi episodi vi parleremo del falco di Harris, ma questa volta del suo addestramento e delle sue capacità nel mondo della falconeria. A presto, ciao ciao! Thank you.